Io credo che un allenatore non dà le dimissioni se va via un giocatore perché sarebbe una mancanza di rispetto per se stesso, per il lavoro che fa e per i suoi giocatori. Io ho sempre detto che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Poi il calcio io ho una, ho, una, ho una mia idea, che siamo un po' tutti di passaggio, no? specialmente ultimamente dove abbiamo visto franare delle bandiere. Straordinarie. Parlo di, di, di squadre di, di elite no? eh, senza star qui a fare nomi. Quello che conta è il Pescara, che è la cosa più importante. Eh, Pescare i suoi tifosi e la maglia. Ecco, questo per me è la cosa più importante. È chiaro che non ero contento, è chiaro che non sono contento, è chiaro che abbiamo fatto di tutto eh, per, per far sì che questa situazione eh, non. Eh, non arrivasse in fondo, ma c'è stata una forte volontà e voi l'avete anche sentita espressa da parte eh, del giocatore, che chiaramente è un professionista e che eh, considerava questa, eh, questa opportunità irrinunciabile. Ecco, quindi, eh, detto questo, noi adesso, tra l'altro, siamo, siamo in... Eh, siamo in una, in una fase delicata no? perché ci stiamo avvicinando a una partita, siamo in pieno mercato, abbiamo comunque perso il nostro capitano, quindi eh, io ho cercato immediatamente di agire sulla squadra, su quello che, che, che sono eh, dal punto di vista anche emotivo però devo dire sia ieri che oggi la squadra si è allenata bene e poi credo che sia anche un'opportunità no, proprio nostra del gruppo di far vedere, di dimostrare che eh, mh, riusciamo anche a superare a certe, certe situazioni che, dovrebbero, che non sono facili di gestione però dovrebbero metterci a prova. E, e vedere se siamo, così, siamo forti. Ecco. Io credo che in questo momento la mia attenzione deve essere rivolta principalmente ad affrontare adesso la partita di Trapani, perché sicuramente da qui a Trapani non arriverà nessuno, e poi di trovare un, un, una, un profilo di, un, di giocatore che possa venire a sostituire eh, Pippo. Ripeto, in questo momento io ho ben chiaro cosa, cosa vogliamo. No? E ripeto, eh, chiuso un capitolo, perché eh, il capitolo eh, Maniero si è chiuso, dobbiamo aprire eh, una, una, una soluzione che sia congeniale a come stiamo giocando ma principalmente a valorizzare il, il reparto offensivo, perché chiaramente se, se siamo arrivati ad avere eh, il reparto offensivo uno dei più prolifici, è segno che eh, ci sono certi equilibri proprio di, eh, sia di valori, ma anche di, di integrazione dei, dei giocatori.